Sindaco, allora, di poche ore appunto la notizia che sono stati stanziati i soldi per appunto diciamo affrontare quelli che sono i lavori, un cavalcavia, un sottovia, ecco, che qua a Selia Marina diciamo insomma era un lavoro che andava fatto da tempo. No, diciamo il vero che i fondi già è un annetto che ci sono. Oggi abbiamo fatto un consiglio comunale molto importante perché appunto si è approvata la convenzione che già è stata condivisa da Regione Calabria ed RFI, Rete Ferroviaria Italiana, e anche il Comune oggi l'ha approvata in Consiglio Comunale. Si prevedono circa 8.100.000 euro di investimenti per un cavalcavia che sarà realizzato nella zona centrale del paese e un sottovia che sarà realizzato nella zona appunto dei complessi turistici di località Sena San Vincenzo. È un progetto che rientra nella messa in sicurezza della tratta ionica catanzarese, di questa tratta ionica che appunto il governatore Oliverio, cui ringrazio, così come ringrazio il governo Renzi, il governo Gentiloni, che hanno approvato e accolto questa nostra richiesta di finanziamento. È un progetto che si inserisce nella messa in sicurezza di tutta la tratta, quindi è tutto il territorio di Selia Marina che verrà messo in sicurezza, perché saranno soppressi 6 passaggi a livelli e la soppressione ci sarà garantendo l'accessibilità alle zone marine. Sindaco, solo questo, quando partiranno i lavori? C'è un cronoprogramma ben stabilito. Gennaio 2018 ci sarà la consegna dell'aggiudicazione all'impresa, perché già il bando è stato espletato, la gara è scaduta il 9 novembre 2017. Entro gennaio 2018 saranno aggiudicati i lavori, entro giugno 2018 partiranno i lavori, quindi ci sarà la posta della prima pietra. Sono date certe, un cronoprogramma che ha voluto RFI e la Regione Calabria proprio per investire e anche nei tempi stretti questa progettazione complessivamente, che darà lustro, creerà sviluppo socio-economico per l'intera cittadina di Selia Marina.